Ciao a tutti, eccoci qua per un'altra puntata del Robby Says, Robby Toys, Unboxing, Bricknauts. È un po' un mistone questa puntata, non saprei come definirla. Allora, partiamo subito. Perché ho questo fantastico 10179 Lego Millennium Falcon UCS del 2007 per il trentennale dell'uscita di Star Wars? Domanda semplice. Non per parlarvi di questo, ma per parlarvi del Millennium Falcon che è in edicola in questi giorni della De Agostini. Ok, questo modello è qui davanti a me sul tavolo per farvi capire le dimensioni e l'ingombro del modello finito. È esattamente identico a questo, né più né meno, con la differenza logicamente che è molto più accurato, è in resina e metallo ed è un modello assolutamente fantastico. Perché ho deciso di fare questa puntata? Perché leggendo sui vari social mi sono accorto che molti hanno lamentato un paio di cose: il prezzo esagerato e la durata dell'opera. Allora, per la durata non ho nulla da dire, sono 2 anni per 100 uscite. Ogni uscita, parlando dell'edicola, costa 12,99 euro per un totale di 1.300 euro erotti. Perché è da fare assolutamente? E qui parliamo del prezzo eccessivo per l'oggetto. Io con quei soldi lì, sai cosa mi prendo? Vi prendete quello cavolo che vi pare, lo capisco, ma non vi prenderete mai un modello del Millennium Falcon del tipo che sta realizzando la De Agostini. Non esiste. L'unico modello simile, molto simile, era lo Studio Scale della Master Replica, uscito qualche anno fa. Già nuovo costava, se non ricordo male, non mi sono informato benissimo, chiedo scusa, ma più o meno costava sui 1.500 euro, 1.500 dollari, quindi già costava di più. Altra cosa molto interessante è che il produttore, chi ha realizzato questo Master Replica Studio Scale, è lo stesso che ha realizzato questo modello della De Agostini e si chiama Stephen Danzo. Ok, quindi l'ingegnere, il progettista, chiamiamolo il progettista, è il medesimo. Considerando che lo studio scale della Master Replica è passato, questo nuovo Millennium Falcon che stiamo facendo, noi diciamo nuovo, ma in realtà in Inghilterra sono già al 90° numero, quindi hanno quasi finito e tra breve cominceremo a vedere un sacco di foto, quindi vi farete forse meglio un'idea. Dicevo, essendo successivo, è migliorato, è meglio, non solo costa molto meno. Allora, chiariamoci, se volete comprarvi un Master Replica Studio Scale, adesso su eBay, ho guardato prima, 5.000-10.000 euro dollari, quindi fate voi i conti, ok? Quindi sarà molto più accurato, molto più rifinito, molto più preciso, sarà molto più fedele a quello usato nel film. Logicamente abbiamo riso tutti, io compreso, la pubblicità dicevano in scala 1-1 col Millennium Falcon. Noi subito abbiamo associato il Millennium Falcon in scala uomo, life size. In realtà loro sono stati forse un po' ingenui, ma non hanno dato per scontato che noi pensassimo a quello. In realtà è in scala 1-1 col modello utilizzato nel film. Nel film sono stati usati dei modellini di questa dimensione, cioè 81-82 cm. Quindi questo modello è da fare senza meno, e non lo dico per promuovere la De Agostini, lo dico da fan e da appassionato di Star Wars. Io non esiste che non faccia questo modello, parliamo di 13 euro, parliamo di 26 euro al mese, credo che sia bisettimanale, fra un po' sarà anche settimanale, va bene, siete dei fan di Star Wars, siete dei fan pesanti di Star Wars, siete gasati come delle ponghe, lo vedete come me, non potete, magari non comprate qualcos'altro, ma un modello del genere va fatto, perché è spettacolare. Ha soltanto però una particolarità che è da migliorare, cioè il weathering, la vernissatura esterna, che come abbiamo visto nel modello espositivo a Lucca, luogo in cui è stato presentato per la prima volta qualche mese fa, è un po' carente, mi è stato detto, anche lo stesso Stephen Danzo l'ha confermato in alcune interviste nei vari forum, è stata insomma abbozzata un pochino, è fatta bene però è un po' chiaro, quindi se avete praticità con l'aerografo o conoscete qualche vostro amico che può darvi una mano, fatelo, io lo farò sicuramente. Altra cosa, altre particolarità che era presente anche nel Master Replica è che anche il modello della De Agostini sarà dotato di luci, quindi avremo le luci davanti, avremo le luci dello scarico e avremo anche le luci all'interno del cockpit. Quindi parliamo di completo totale. Tutti gli interni saranno rifiniti, cosa che nello Studio Scale non era così, o se era così forse si apriva qualche pezzo, ma non era completo, quindi sarà iper dettagliato all'interno. Si apre il portellone in basso, cosa che nello Studio Scale non si realizzava. Insomma, è perfetto, è lo Studio Scale migliorato, però costa 1.300 euro a rate di 2 anni e 100 volumi. Appunto, andiamo ad analizzare i primi due volumi. Volume 1,
e volume 2. Ecco, cosa interessante, innanzitutto pesano perché, come detto prima, è resina e metallo, quindi non è plastica, quindi l'oggetto in sé ha anche un certo valore a livello di materiale. Sono pesanti, quindi questa cosa, ok, magari poi non si incastrano, però il peso già qualcosa mi dice di più su questo oggetto. C'è anche un utensile, quindi il cacciavite già compreso, e volevo appunto darvi conferma per il discorso della dimensione. Il pannello della cannoniera, ve lo mostro, come potete vedere è lo stesso, vi faccio vedere le dimensioni che più o meno siamo lì. Considerate che l'Ego ha delle regole di dimensioni, di volumi che deve rispettare, di conseguenza probabilmente quello del 1079 è un pelo più grande di come dovrebbe essere. Quindi, giusto per farvi vedere che la dimensione è realmente questa. Leggendo le istruzioni dei primi due volumi che adesso vi mostro, li ho qua, volume 1 e volume 2, si può già cominciare a montare con, nonostante tutto, un paio di pezzi sono abitabili, quindi decidete voi se montarli di volta in volta o se aspettare il mega lavoro finale. Io credo che aspetterò il lavoro finale perché mi diverte di più. Andiamo ad analizzare immediatamente la parte interna. Allora, come tutti i fascicoli della De Agostini, deve completarsi, non può parlare esclusivamente del Millennium Falcon, sono 100 volumi, madonna, fra un po' lo facciamo volare, no? E quindi cosa ci fanno? Hanno suddiviso ogni volume in 4 settori, cioè abbiamo le astronavi, quindi immagino che ci faranno vedere un po' tutte le astronavi della saga. Vediamo se saranno quelle della prequel trilogy, perché ho visto che nel marketing recente la prequel trilogy viene un po' messa da parte. Quindi comunque sia, parliamo di astronavi, ed è quello blu, la parte rossa è guida alla galassia e vedremo i pianeti, anche questa non è una novità. E invece la novità è questo settore giallo che si chiama il volo spaziale. Nei primi due volumi parliamo di tecnica del millennium, appunto, parliamo di console, parliamo di armamenti, parliamo di comandi di guida, insomma è interessante capire se sarà dedicato esclusivamente a Millennium Falcon o sarà un po' generico su come vengono pilotate queste astronavi immaginari, se vogliamo immaginare fino a un certo punto. E poi il fascicolo verde, la parte finale verde, appunto le istruzioni su come montare questo stupendo modello. Allora, come sempre ci sono due metodi, ovvero lo comprate in edicola e fate l'abbonamento direttamente online. Come sempre, come da prassi, se fate l'abbonamento online avete un sacco di sorpresine. Allora, la prima sorpresina è col primo numero abbonamento online, avete in omaggio una targa 28 cm x 42 in metallo stampata, raffigurante logicamente il Millennium Falcon, fantastica. Col secondo volume avete il raccoglitore e qui per me, per uno come me che lo fa in edicola, perché mi trovo più comodo farlo in edicola che comprare online, i fascicoli sembra che siano disponibili esclusivamente online, oppure più avanti c'è la possibilità di acquistarli. Comunque, i raccoglitori per mettere tutti i fascicoli, scusate, mi sono spiegato male. Con la terza uscita abbiamo il fantomatico zaino di Star Wars. Chi di voi ha fatto le De Agostini avrà uno zaino di Star Wars, ce ne sono migliaia, tra l'altro sono due tipi, il monospalla e quello azzurro, ecco, quello azzurro in questo caso, quindi ogni volta ci rifilano questi zaini fantastici, però io li uso tuttora. E cosa interessante è con l'ultimo, e questa è un po' una novità, cioè col centesimo fascicolo vi viene dato un omaggio. Qui oggi me la sono resa di brutto perché ho guardato le varie foto senza guardare la descrizione e c'era un supporto da muro per una televisione, quelli classici a farfalla, no? Tipo della Meliconi, per dire. E io mi sono messo a ridere, che cazzo fai? Cioè, al cinquantesimo mi dai uno sturacessi, cioè non capivo il senso del supporto da televisione col Millennium Falcon. In realtà, leggendo la descrizione, c'è scritto che questo supporto serve per montare il vostro Millennium Falcon al muro. Cioè una mega figata totale questa cosa qui. Per di più non costano poco, quindi parliamo anche di un 30, 40, 50 euro. Mi viene appunto la domanda, però innanzitutto il peso dell'oggetto stesso farà sì che rimane su o crolla? Perché comunque voi montate tutta la struttura, tutto lo scheletro con delle vitine, parliamo di 11 kg di sberla metallico resina, già la resina si cade, si frantuma, secondo me sarà un po' elastica, però insomma il terrore c'è, quindi insomma terrà, si smonterà, immagino di sì, immagino che l'abbiano anche testato più volte. Inoltre, sotto ci saranno le quattro borchie, tipo una televisione, quindi immagino che durante il montaggio dovremo installare queste quattro borchie. Interessante, carino, originale, perché non è male vedersi un Millennium Falcon attaccato al muro, magari che ci viene incontro. Chissà, magari, visto che non farò l'abbonamento online, me lo compro, mi compro quello della TV, cercherò di capire le distanze di queste quattro borchie. E qui bene o male finiscono le sorprese. In realtà qualche settimana fa nei social ho trovato che col primo numero c'era anche il fatidico, anche qui va in coppia con lo zaino, il cappellino nero con la scritta Star Wars, che anche qui ne avrò 10-12 da qualche parte negli armadi, che ho sempre fatto con le collezioni della De Agostini.
Nel primo numero, o abbonamento online, o se lo comprate in edicola, c'è un poster fantastico, meraviglioso, quindi se non volete fare la collezione completa, la raccolta, almeno comprate il primo numero, perché c'è questo meraviglioso blueprint che raffigura il Millennium Falcon in scala 1-1 per come verrà. E qui la conferma che è grande quanto il 10179 della Lego, io se glielo metto sopra è praticamente uguale, ci sarà, no, ci sarà un centimetro sì e no, quindi parliamo proprio veramente identico a questo. Due facce, quindi compratevi due volumi, uno per esporre questo e uno per esporre questo, cioè tutti i ponti del Millennium Falcon con alcune descrizioni interessanti, molto interessanti. Anzi, credo che sia più che i ponti, vedo tutto lo scheletro di montaggio, quindi riguarderà anche il montaggio, questa cosa qui, tutti i piani con le varie stanze, eccetera, eccetera. Molto interessante, molto carino. Quindi questo ve lo consiglio. Se non volete spendere un sacco di soldi, prendetevi il primo volume, 12,99€, avete questo fantastico poster e un volume, forse eccessivo per il poster, ma va bene. Direi che abbiamo finito, altra puntata un po' particolare del Robby Sage, spero vi sia piaciuto, grazie sempre per l'ascolto, vi fate sempre un grandissimo piacere, Lega Nerd, Empire Star Wars Fan Club, Lego Star Wars Addicted, Robby Rani, seguiteci il più possibile, mettete follow, mettete like, fate quel cavolo che ci pare, perché la passione è la cosa più bella del mondo e noi ce la mettiamo tutta. Ciao a tutti e buonanotte.